andiamo a preparare la pasta sfoglia. Acqua, un goccio d'aceto, del sale, burro per l'impasto e le farine. Andiamo ad impastare. Nel frattempo andiamo a stendere il nostro burro per la sfogliatura. Una volta ottenuto un burro perfettamente rettangolare, lo riponiamo in frigorifero. Andiamo a stendere . Avvolgiamo l'impasto nella pellicola e lo riponiamo in frigorifero. Siamo pronti per la sfogliatura. Questo è il burro e questo è l'impasto. Con un po' di farina andiamo ad ammorbidire un po' il burro. Incorporiamo il burro nell'impasto. E andiamo a stendere l'impasto. La nostra pasta sfoglia conta 5 giri semplici. Per giro semplice intendiamo una piega ed un'altra piega. Questo è il cosiddetto giro semplice. Possiamo proseguire direttamente al secondo giro semplice, perché abbiamo stressato la pasta prima in un senso e adesso nell'altro senso. Questo è il secondo giro semplice. Chiudiamo nella pellicola, mettiamo il frigorifero a riposare dalle 2 alle 24 ore. Possiamo anche fare due giri oggi e due giri domani. E adesso siamo pronti per stenderla e cuocerla. Bucare la pasta con un bucapasta. Andiamo a piazzare il nostro foglio di pasta sfoglia su di una teglia. Un altro foglio di carta da forno. Copriamo con un'altra teglia. Adesso andiamo in forno a 180 gradi per 25-28 minuti. Andremo a cospargere con dello zucchero a velo e termineremo la cottura in maniera tale che lo zucchero caramellizzi. Per la crema pasticcera prendiamo un pentolino dove andiamo a metterci il latte, mettiamo il baccello di vaniglia, una parte dello zucchero, portare ad ebollizione e nel frattempo andiamo a preparare il pastello, il resto dello zucchero. Poi ci mettiamo i tuorli, andiamo a metterci all'interno gli amidi, il nostro latte è arrivato a bollore. Adesso andiamo a stemperare il nostro pastello, andiamo a riportare tutto nel nostro pentolino e adesso torniamo sul fuoco per portare a termine la nostra crema pasticcera. La crema sta bollendo, incorporare la noce di burro, giriamo bene. Riporre all'interno una ciotola, copriamo con della pellicola a contatto e andiamo a riporre la nostra crema pasticcera in frigorifero. Possiamo passare al montaggio della nostra millefoglie. Andiamo a ricavare tre bande uguali. Sac à poche con crema pasticcera. Posizioniamo un secondo strato sopra la crema. Andiamo a decorare con un po' di zucchero a velo e della polvere di vaniglia. Il nostro millefoglie è pronto. Buona degustazione.